Eccoci e bentornati sul mio canale. Torniamo a parlare di Call of Duty Infinite Warfare e della patch 1.07, disponibile da pochi minuti appunto sia su PS4 che Xbox One. I miei amici di Call of Duty Italia hanno riportato tutti i dettagli di questo aggiornamento. Andiamo a vedere quelli più importanti. I giocatori potranno ora cambiare la classe fino a 5 secondi dopo l'inizio del match. Sono state sistemate le mimetiche diamante, solar, melma e cielo nero. Ci sono state regolazioni del volume quando si subiscono danni. Le partite private e personalizzate ora sono soltanto su invito. Quando si veniva uccisi da una Deatomizer Strike non si appariva nella killcam e questo a quanto pare è stato risolto. È stato risolto anche un problema dove l'esperienza accumulata delle sfide vittoria non venivano visualizzate nel report post partita. Sono stati sistemati vari exploit all'interno della mappa, modificati i piazzamenti di alcune bombe all'interno di alcune mappe e poi ci sono stati dei miglioramenti sia per quanto riguarda il PC, come ad esempio vari accorgimenti per la sensibilità del mouse, alcune correzioni per quanto riguarda il Codecaster e anche sistemazione di bug nella mappa Zombies in Spaceland e miglioramenti alle prestazioni in split screen per quanto riguarda la modalità Xbox One. Per leggere il changelog completo vi rimando alla pagina ufficiale di Call of Duty Italia che potete raggiungere con il link in descrizione e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.